And, okay, that's it. Eccolo qua. Ok, allora partiamo. Allora mi presento per chi non mi conoscesse e che non fosse venuto lo scorso anno a vedere il precedente talk sempre qui al Velug. Mi chiamo Davide Falchetto, sono l'amministratore di JQuery Italia, che è la community italiana di questo framework JavaScript. Sono uno sviluppatore per il web, ho aperto JQuery Italia così per gioco e ormai sono 4 anni che la sto portando avanti. E mentre lo scorso anno abbiamo fatto un po' un'introduzione su quello che era JQuery, che è JQuery, quindi un po' di storia e un po' di nozioni di base, e quest'anno parliamo un po' di una delle funzioni secondo me basilari di JQuery, che è la funzionalità AJAX. Questo anche perché nel forum ultimamente abbiamo avuto numerose richieste di supporto su questa funzionalità, e nella maggior parte dei casi sono principalmente queste le richieste che ci vengono fatte sul forum di jQueryitalia.org. Allora, vediamo un attimo cosa significa AJAX. AJAX non è altro che l'acronimo di Asynchronous JavaScript and XML. Praticamente la funzionalità AJAX rende possibile attivare delle funzioni in background all'interno di una pagina web, di un'applicazione o di una qualsiasi altra cosa, senza avere la necessità di dover refreshare o ricaricare la pagina stessa. Quindi viene eseguita una chiamata asincrona a cui possono essere passati dei parametri, vengono elaborati dei dati e vengono restituite essenzialmente delle informazioni. Il maggiore utilizzo delle chiamate AJAX, sia per quanto riguarda applicazioni sia per quanto riguarda siti web, è per sostanzialmente avere una interfaccia pulita, quindi non dare la sensazione di confusione, ma invece far visualizzare tutte le informazioni direttamente sulla stessa pagina web o dell'applicazione, e quindi avere una GUI, che sta per Graphic User Interface, pulita e di facile utilizzo, senza dover fare sostanzialmente 1 milione di click per andare a fare una cosa. Sostanzialmente molte volte con AJAX sono sufficienti 2 click per ottenere quello che si vuole. Allora, vediamo un attimo quali sono i parametri principali delle chiamate AJAX. Allora, la chiamata AJAX viene indicata così, dove $ è la funzione che ritorna jQuery. Quindi solitamente qualsiasi funzione di jQuery parte con $ o con altri parametri nel caso si venga utilizzato con il jQuery no conflict, che permette di utilizzare il framework jQuery in simbiosi e quindi con altri framework sostanzialmente. Quindi i parametri principali quali sono? Sono l'URL, che andiamo a richiamare in background in modalità asincrona, il tipo di dati che andiamo a passare, se in post, in get, e poi vedremo se ne sono altri, il tipo di dato che ci aspettiamo venga ritornato dal file che sto chiamando,
i dati, che sono quelli che andiamo a passare, qui possono essere dati strutturati tipo query string, ma anche potremmo avere dei dati come oggetto JSON, oggetto JavaScript, che non è altro che la rappresentazione di un array, e alcune funzioni che sono il before send, che indica di eseguire una funzione prima che la chiamata AJAX avvenga. Quindi prima di fare la chiamata AJAX possiamo far eseguire una funzione. Dopodiché ci sono le tre chiamate che ci servono per intercettare quello che la funzione AJAX fa, quindi il done, il fail e l'always. Il done non è altro che viene restituito il valore quando la chiamata AJAX è terminata. Il fail è quando la funzione restituisce un errore, e l'always è quando quello che vogliamo far accadere è quando la chiamata AJAX è stata completata. Quindi quando è stata fatta, quando ha fallito e quando è stata completata. Come vi dicevo, l'impostazione type può essere oltre che get anche di tipo, cioè oltre che post anche di tipo get, ma anche di tipo put and delete. Queste ultime due però sono poco utilizzate, in quanto non vengono supportate da tutti i browser. Prima di jQuery, della versione jQuery 1.8.0, adesso siamo arrivati, c'è stato uno sdoppiamento di versioni, siamo arrivati alla 1.11.1 e alla 2.0.1, credo, se non ricordo male. Perché dalle versioni dalla 2 in poi non vengono più supportati, non viene più supportato Internet Explorer dalla versione 8. In giù, quindi le versioni 1.11 supportano ancora le versioni, diciamo tra virgolette, obsolete, anche se anche possiamo levare le virgolette, di Internet Explorer. La versione 2 supporta tutti i browser moderni. Quindi stavamo dicendo che dalle versioni precedenti alla 1.8.0 le funzioni done, fail e always erano implementate con rispettivamente la done con il success, la fail con l'error e l'always con il complete. Queste funzioni, se usate in versioni più aggiornate, sono state deprecate e quindi vanno sostituite con le rispettive che abbiamo visto qui sopra. Allora, come vedete qui sotto ho due pulsantini per farvi vedere cosa succede nel caso di funzione che fallisce, che genera un errore, oppure che una funzione che esegue quello che deve eseguire. Vediamo la prima. Questa mi ritorna un errore e mi ritorna il parametro not found. Il parametro not found non è altro che il text status che viene inviato viene rilevato dalla funzione fail. Il jqxhr non è altro che l'oggetto AJAX, ok? Text status è quello che mi ritorna la funzione fail, e l'error thrown sarebbe l'errore generato. Ci sono vari tipi di errore e vari tipi, a seconda dell'errore, vari tipi di test status che vengono ritornati. Vediamo invece adesso quel che succede, è più o meno pulsante verde. Ok, è stata praticamente eseguita una procedura in PHP che non fa altro che utilizzando le graph di Facebook, che sono le API di Facebook, che ritornano dati in formato JSON, non fa altro che prendermi il dato in un formato JSON, adesso vi faccio vedere qual è, dei mi piace che sono stati fatti sulla fanpage di jQuery Italia, e stamparmi un messaggio di ritorno.
Allora, la chiamata che è stata fatta qui dentro, è dentro il file code.php, quindi non ce l'ho qua, ce l'ho sul desktop, ci vediamo anche un po' di codice. Allora, quello che viene fatto non è altro che farsi ritornare il contenuto di questa chiamata, che è quella relativa alle API di Facebook. Andiamo a vedere cosa mi ritorna questa chiamata. Come potete vedere, questo è un array JSON in cui ci sono tutte le funzioni, i dati accessibili attraverso le API di Facebook. Noi siamo andati a farci ritornare questo valore, i likes, quindi non abbiamo fatto altro che stampare la scritta jQuery Italia a fuser, dove fuser era proprio il dato decodificato dell'array JSON, e abbiamo fatto stampare la scritta jQuery Italia a xfans su Facebook. E torniamo un attimo qui. Quindi in realtà io non ho fatto altro che add on creare una funzione che mi recuperi il dato che mi è stato ritornato, che è in formato HTML, e andarlo ad inserire in un alert che mi ha stampato la scritta che abbiamo appena visto. Ci sono altri parametri relativi alle chiamate AJAX che possono essere inseriti, come abbiamo visto dopo il data type e gli altri parametri che abbiamo visto, quelli principali, che sono il parametro cache, che viene sempre settata a true di default. Se andassimo a impostarla a false, forzerebbe la chiamata AJAX in modo tale che non fosse cacheata dal browser. Quindi praticamente andrebbe anche a fare un refresh del dato ritornato. Il data type che abbiamo visto prima, che oltre a essere HTML, potrebbe essere XML, JSON, JSONP e text. Quindi potremmo farci ritornare, potremmo aspettarci dal file che invochiamo con la chiamata AJAX, oltre che dati in HTML, anche dati XML che andranno poi parsati, come per il JSON, i JSONP, che sono lo stesso formato del JSON, solo che viene utilizzato per fare chiamate extra server, quindi non all'interno dello stesso dominio, e valori testuali. Un'altra funzione importante è il timeout. Un timeout in millisecondi, e questo timeout non fa altro che verificare che oltre quel dato tempo, cioè che se trascorso un dato tempo,
ci sia o no la risposta. Se non ci fosse risposta, la chiamata verrebbe terminata. Anche se utilizzando PHP, una volta lanciato lo script in background di PHP, e se lo script PHP non dà risposta per X secondi, viene terminata la chiamata AJAX, sì, però lo script PHP continuerebbe ad andare. Abbiamo anche il process data, che è impostato a true di default, e che se impostato a false indica che i dati, o meglio i parametri che andiamo a passare al file che andiamo a invocare con la chiamata AJAX, non vengano trasformati in query string per prima della richiesta. I parametri query string sostanzialmente sono quelli che vengono passati normalmente in get e in post con nome del parametro uguale valore, è commerciale, nome parametro uguale valore, eccetera eccetera. Dando il process data impostato a false, se noi avessimo un dato in JSON verrebbe passato in modalità JSON senza alcuna trasformazione. Ok, ci sono altre forme di chiamate AJAX che sono tra virgolette un po' più elementari, che sono le GET, il POST, il GET JSON LOAD e GET SCRIPT. Come abbiamo visto, la chiamata AJAX sostanzialmente fa chiamate POST e TYPE. Per avere delle chiamate semplificate, al posto di utilizzare la chiamata $AJAX, si utilizza la chiamata $GET e $POST. Le differenze quali sono? Sono che sostanzialmente, mentre nella chiamata AJAX riusciamo a recuperare un dato, nelle chiamate GET e POST non viene restituito nulla, viene eseguita solo una chiamata diretta al file, che però non restituisce niente. La differenza anche rispetto alla chiamata AJAX è che nelle chiamate GET e POST possono essere sostanzialmente passati solo due dati, l'URL a cui inviamo la richiesta e i parametri con cui questa richiesta deve essere eseguita. Le funzionalità di prima, la DON, la FAIL e l'altra che adesso mi sfugge, l'ALWAYS, bravissimo. Si possono utilizzare anche qui. In questo esempio che adesso andremo a vedere, vengono passati due parametri alla funzione, al file getData, qui HP, quando viene terminata la chiamata AJAX verrà inserito dentro un div che è posizionato qui la risposta che mi viene data dal file. Elaborazione eseguita. Questa è la risposta che ho ricevuto dopo la chiamata. L'altra tipologia di chiamate AJAX è la GET JSON. In realtà questa ci serve se avessimo la necessità di dover interpretare il dato che mi viene restituito dalla chiamata, che anche questa lavora allo stesso modo delle precedenti che abbiamo visto, con l'unica differenza che il dato passato alla funzione di callback impostata nella funzione done, la funzione di callback è questa, ok? In questo istante diventa un oggetto JavaScript, perché noi stiamo utilizzando, scusate qua ho sbagliato, dovrebbe essere getJSON, invece ho copiato l'esempio precedente erroneamente. Quindi questa funzione ci ritorna un dato JSON, e quindi nella funzione done adesso avremo un oggetto JavaScript, quindi un array JSON. Anche qui, se andiamo ad eseguire la funzione, come vedete, a parte gli slash che sono dovuti alla funzione PHP JSON encode che li aggiunge in automatico,
avremmo un classico array JSON, quindi aperta graffa, chiusa graffa, e i valore dato JSON, valore 2 dato JSON 2, valore 3 dato JSON 3. Un'altra funzione interessante è la funzione load. Anche questa, come le altre, mi permette di passare un URL, dei parametri ed avere una funzione di callback. Cosa fa sostanzialmente questa chiamata? Questa chiamata mi permette di caricare un qualunque file, io voglia, all'interno di un elemento della mia pagina HTML. In questo caso, con questo comando, sto dicendo alla funzione load di caricarmi la mia pagina HTML con i parametri che ho impostato qui fuori, che sono parametri JSON, e alla fine del caricamento mostrarmi un alert con caricamento eseguito. Come abbiamo visto, quindi, può essere anche qui utilizzata una funzione di callback. Inoltre possiamo dire alla funzione di load non di caricare la pagina completa, ma di caricare un particolare elemento all'interno della sua pagina. Poi vedremo un esempio. Quindi la chiamata che si dovrebbe fare sarebbe caricami all'interno del div load target, mi carichi non tutta la mia pagina, ma mi carichi solo il contenuto del div da caricare contenuto nella mia pagina HTML. In questo caso, appunto, recupereremo solo ed esclusivamente il contenuto dell'elemento della mia pagina. Altra funzione interessante è la get script, che come le altre tre che abbiamo appena visto funziona sostanzialmente allo stesso modo. Quindi in questo caso script da chiamare, parametri da passargli e funzione di callback. Per motivi di sicurezza questa chiamata può eseguire codice JavaScript sostanzialmente solo ed esclusivamente nel dominio in cui la stiamo lanciando, quindi non posso andare a prelevarmi JavaScript su altri domini. Il JavaScript che vado a chiamare, in questo caso il mio script JS, deve essere all'interno del dominio in cui sto chiamando la funzione Ajax. Anche qui, come ho già detto, come negli altri esempi, è possibile passare dei parametri e eseguire una funzione di callback. Ok, altra cosa molto importante relativamente alle funzioni di Ajax sono le funzioni globali che è possibile utilizzare per monitorare gli eventi Ajax che sono stati scatenati all'interno della nostra pagina HTML oppure nella nostra applicazione. Le funzioni globali sono sei, le vediamo qui, sono la Ajax Send, la Ajax Start, la Ajax Stop, la Ajax Success, l'Ajax Error e la Ajax Complete. Queste devono essere caricate preventivamente nel DOM completo, quindi si utilizzerà un dollar of function che indica appunto che dovranno essere dovranno essere prese per tutta la pagina. L'Ajax Send viene chiamata prima di ogni richiesta Ajax. La Ajax Start invece viene chiamata prima di ogni richiesta Ajax, però se non ci sono altre richieste Ajax in esecuzione. La Ajax Stop viene chiamata quando una richiesta Ajax è terminata, anche in questo caso se non ci sono altre richieste Ajax in esecuzione. La Ajax Success viene chiamata se una richiesta Ajax è stata eseguita correttamente, la Ajax Error quando una richiesta Ajax è fallita, la Ajax Complete
viene chiamata dopo il completamento di una richiesta AJAX. Queste funzioni, dette appunto funzioni globali, ci permettono di intercettare quindi le varie chiamate AJAX e fare eseguire qualcos'altro. Questo è molto utile quando dovessimo avere all'interno della nostra applicazione o nella nostra pagina web diverse funzionalità AJAX. In queste funzioni globali potremo gestirle in maniera diversa a seconda di quello che vogliamo ottenere. Ok, passiamo allora un po' a alcuni esempi che ho fatto per dimostrarvi le chiamate AJAX. Questo è un classico esempio di recupero dati on the fly, quindi un editor di utenti in cui avessimo la necessità di modificare, appunto, senza dover passare per una nuova interfaccia, eccetera. Solitamente il classico è editami l'utente che apre una nuova finestra dove c'è un form con tutti i dati dell'utente, salva, lui ricarica di nuovo e vi riporta, vi dà il report se è riuscito a salvare oppure ha generato l'errore e vi riporta di nuovo la lista degli utenti. In questo caso, sfruttando AJAX, non facciamo altro che avere tutto in un'unica pagina. Quindi dovessi editare Marco Rossi, come vedete mi va a recuperare i dati di Marco Rossi, Bruno Verdi, Marco Gialli. Qui adesso non ho implementato la funzione di salvataggio, ma nel momento in cui noi andassimo a intercettare il click sul pulsante AJAX potremmo far partire una nuova richiesta AJAX su un determinato file preposto a recuperare i dati passati in form, salvarli nel database, ritornarmi un messaggio di successo o di errore nel momento in cui fosse riuscito a salvare i dati correttamente o ci fosse stato un problema a livello di query nel database. Vediamo un attimo il codice con cui è stata creata questa pagina. In sostanza non è altro che una lista di elementi nei tag UL lì da una parte e il form dalla parte successiva. La lista di elementi UL lì che abbiamo visto aveva l'icona della matitina a cui è stata associata la classe action. Quindi in realtà cosa stiamo dicendo qui? Alla nostra funzione JavaScript, che al click dell'elemento che ha classe action, ok, mi recuperi l'ID di questo elemento. In questo caso gli elementi erano costituiti dalla parola edit meno l'ID, dove l'ID non è altro che l'ID dell'utente a database. Quindi recuperami l'attributo ID dell'elemento, mi fai uno split sul meno, quindi mi spezzi l'elemento nei due sottoelementi e ovviamente essendo sempre il primo elemento edit e il secondo elemento l'ID, vado a prendermi, la split non fa altro che praticamente crearmi un array, quindi l'array con il valore col valore 0 è la parola edit, l'id non è altro che il mypis 1, quindi questo è l'id dell'utente. A questo punto invoco la chiamata AJAX, a cui dico di fare una chiamata in post, quindi non in get ma in post, di farla all'indirizzo retrieveaddress.php passandogli l'id dell'utente. Mi aspetto che mi ritorni un dato in formato JSON e al success qui ho usato una funzione, questa come abbiamo visto prima è deprecata, avrei dovuto metterla al done. Comunque al success o al done mi esegui la function di callback con i dati che ti sono stati ritornati
dal in formato JSON dal file retrieveaddress.php. Dopodiché mi metti nel campo, nel form, avevamo tre campi input, al primo avevo dato id nome, al secondo id cognome, al terzo indirizzo. Quindi quando hai completato ed è tutto andato a buon fine, nel campo nome, il campo nome me lo valorizzi con data.nome, il campo cognome me lo valorizzi con data.cognome, il campo indirizzo me lo valorizzi con data.indirizzo. Quindi ad ogni clic vado a recuperarmi i dati e li estraggo. Volendo li posso modificare, e al clic, in questo caso sul pulsante salva, avrei potuto invocare un'altra funzione Ajax a cui passavo sempre in post i valori con magari un serialize del form e li avrei potuti salvare tranquillamente. Andiamo a vedere il secondo esempio, che è un esempio di geolocalizzazione che sfrutta il get script. Voi mi direte: sì, ma tu prima ci hai detto che il get script non può essere utilizzato con URL che non stanno all'interno del tuo server. È vero, ma è vero solo per le funzioni JavaScript. Questa è una funzione proprio un po' particolare che si chiama GP, è relativa a un servizio online che serve per il geoposizionamento e non fa altro che recuperarmi. Viene eseguito uno script e lo script mi ritorna tramite il loro servizio di posizionamento il nome del paese, il nome della regione, il nome della città. Quindi se io vado a cliccare esegui, mi dice che in questo momento sono in Italia, nel Veneto e a Venezia. Quindi questo è il classico esempio di get scripts con uno script che non è JS. Il terzo esempio è un esempio della funzionalità load, che abbiamo visto che non fa altro che inserire all'interno di un elemento della mia pagina o della mia applicazione il contenuto di una pagina esterna oppure il contenuto di un elemento della mia pagina esterna. Io qui gli sto dicendo che di inserire nel div load data, che è posizionato qui sotto nascosto, il contenuto della classe well della pagina jQuery.org, ok? E poi in questo caso ho fatto il console log data. Qui invece verrà stampato e vi faccio vedere anche cosa estrae il console log data. Quindi se io vi faccio vedere un attimo, perché così vi potete rendere conto. Di cosa vado ad estrarre. Ok. Con Firebug andiamo a vedere che il div well, o meglio l'H1 in questo caso di classe well, è quello in cui c'è scritto benvenuto su jQuery Italia, la community italiana di jQuery. Se vado a lanciare, e apro anche la console in maniera che vediamo il console log, se vado a lanciare questo JavaScript al click, mi esce benvenuto su jQuery Italia, che è la scritta che abbiamo appena visto, ma se andiamo a vedere cosa effettivamente la chiamata mi ha ritornato, vedremo che la chiamata, come potete vedere qui, mi ha ritornato la pagina completa di jQuery Italia, la index di jQuery Italia. Dopodiché è stato estratto solo ed esclusivamente quel valore. Prossimo esempio è un esempio col getJSON che abbiamo già visto prima,
relativamente a una chiamata con le API, in questo caso di Flickr. Quindi la funzione creata qui non fa altro che dire, fa una chiamata appunto AJAX col get.json all'indirizzo delle API di Flickr, scusatemi, e gli dice di estrarre tutte le immagini che sono taggate con jQuery o JavaScript, che qualsiasi modo di tag, e me le voglio ritornate nel formato JSON. A questo punto, alla fine della chiamata, viene invocata una funzione per cui per ognuno degli elementi dell'array JSON ritornato mi crea il tag image con l'attributo item media m, ok? Perché qui abbiamo settato function iItem, quindi per ogni data item, e me lo vai ad appendere al div insert response che abbiamo qui sotto, fin tanto che l'elemento è uguale a 5. Quindi praticamente mi va a estrarre le prime 6 immagini che hanno tag jQuery JavaScript da Flickr. Ok, come vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo perché ovviamente gli indici dell'array partono da 1 e avendo messo uguale a 5, da 0 a 5 sono 6 elementi. Sì, scusa, partono da 0, non da 1. Ok, andiamo a vedere l'ultimo esempio. No, scusate, ho schiacciato esegui, me ne hanno ricaricate le stesse. Ok. Ok, questo è un esempio un po', adesso lo facciamo ripartire, un po' strano, nel senso che questo è un JavaScript che ho utilizzato per un sito che ho sviluppato anni fa, e praticamente non fa altro che fare la jQuery load su un pezzo di codice, su una pagina HTML, però in una maniera un po' più, diciamo così, tra virgolette, raffinata. Infatti, quando è stata lanciata la pagina, il sito, scusate, la chiamata è andata a recuperare l'intera pagina di un altro sito, mi ha estratto un pezzo particolare di quella pagina e con un'altra chiamata AJAX l'ho salvata nel database. Una cosa di questo tipo potrebbe essere utilizzata, non so, tipo per gli amanti del fantacalcio, per andarsi a recuperare i voti dei giocatori sul sito della Gazzetta senza dover andarseli a prendere manualmente, ok? Quindi fai la chiamata sulla Gazzetta, la struttura dati della Gazzetta dei voti è sempre quella, ti recuperi tutta quella parte e la elabori semplicemente con qualsiasi linguaggio di programmazione, PHP, ASP, quello che è, e si potrebbe costruirsi un sito di fantacalcio sostanzialmente senza dover stare lì ogni lunedì, andarsi a prendere nota di tutti i voti dei giocatori e metterli su. Praticamente, cosa fa questa funzione? Fa una richiesta cross domain sul path indirizzato, in questo caso io e Matteo sappiamo qualcosa su Orstelex, che è un sito dove ci sono i pedigree di praticamente tutti gli allevatori tedeschi, italiani, francesi, eccetera. E cosa fa questa richiesta cross domain? A parte le cose classiche, che qui mi rimuove il famoso loading, mi va a prendere, va a cercare, ok, l'elemento che ha ID pedigree table e mi restituisce l'HTML. Se pedigree in questo caso è null, cioè non c'è valore, mi restituisce un H4 dentro il loadgen precedente dove c'era lo spinner
e mi dice che il pedigree non è disponibile al momento, altrimenti mi fa un base 64 encode. Ecco, questo è codice JavaScript. Nel codice JavaScript non c'è la funzione base 64 encode, che è prettamente PHP. Esiste un sito che si chiama PHP.js in cui sostanzialmente sono state replicate in JavaScript tutte o quasi le principali funzioni PHP in maniera tale da poterle utilizzare all'interno delle vostre funzionalità JavaScript. Se non ricordo male, ve l'ho già detto, il sito dovrebbe essere PHP.js, vediamo se lo ritrova Google. Se non ricordo male, esatto, phpjs.org. Così vi do un po' di risorse anche. E se andate sotto function troverete un bel po' di funzioni prettamente PHP, tra cui dovrebbe esserci, andiamo alla ricerca del base 64 encode e decode, e praticamente questa è la funzione JavaScript che esegue la funzione PHP base64 decode. Io questo sito l'ho scoperto anni fa, l'ho trovato utilissimo perché tante volte mi ha risolto veramente un sacco di problemi, perché non c'era verso di trasformare una qualsiasi chiamata PHP nella relativa JavaScript, e questa qua è stata la manna dal cielo perché veramente mi ha risolto un bel po' di problemi. Torniamo al nostro esempio. Quindi, fatta la richiesta cross dominio e estratto il valore dell'elemento pedigree table, non faccio altro che eseguire una chiamata AJAX in modalità POST sul file save pedigree PHP, dove non faccio altro che passargli i data, che non è altro che la mia struttura tabellare che avete visto prima uscire, ed il codice del cavallo, in maniera tale che quando vado a visualizzare la pagina del cavallo non è che ogni volta vado a ricaricare via AJAX la pagina, no, faccio prima una query al database, controllo se il codice del cavallo è già presente nel database, lo estraggo, altrimenti se non è presente vado a verificare se quel codice è stato inserito, e se non c'è ancora restituisco nullo. Quindi faccio esclusivamente le chiamate AJAX che mi servono. Questo script request cross domain sfrutta, vediamo se purtroppo appunto ho l'editor apri con, diciamo, una tipa l'avevo aperto prima, vediamo se riesco a farlo vedere, ma immaginavo. Ok, comunque la cosa importante è questa. Ok, questo script sfrutta la libreria JQL, che sono le librerie classiche di Yahoo, che ti permettono in particolar modo, dato un URL preindicato, di fare una cosa molto particolare che sembrerebbe quasi una funzione fatta su un database, perché lì gli sto semplicemente dicendo di selezionarmi tutto dall'HTML presente nell'URL che gli sto indicando. Questa cosa qua, appunto, come dicevo prima, permette di eseguire chiamate cross domain e quindi di recuperare dati da un sito ad un altro. Chiamate di questo tipo vengono
Adesso l'amico Dario si metterà a ridere, vengono eseguite per sostanzialmente recuperare informazioni, quindi indirizzi e mail da salvare ed utilizzare per fare operazioni di newsletter, mail marketing, chiamatele come volete, anche se non sarebbero molto lecite. Ok, questo credo fosse l'ultimo esempio. E quindi direi che anche io ho finito. Torniamo dopo sui siti, questo sul. Allora, le slide in questo momento sono dentro la sezione tutorials, vedete l'indirizzo è quello lì, tutorials Linux Day 2014. Credo che le lascerò lì o le sposterò comunque nel sito, metterò l'indirizzo esatto dove poterle trovare. E al limite renderò disponibile lo zip, queste sono sostanzialmente sono tutte pagine HTML e quindi vi rendo disponibile lo zip, il video dell'hangout che abbiamo attivato lo trovate sul canale YouTube di jQuery Italia, e niente, per tutto il resto se avete domande adesso vi prego di farvele, altrimenti andate sul sito di jQuery Italia, www.jqueryitalia.org, all'interno del forum, tanto solitamente rispondo solo io, quindi anche perché sono io che gestisco e amministro tutto, non c'è nessun altro, e quindi solitamente rispondo in tempi leciti, quindi non aspettate la risposta nel 5 minuti, ma nel giro di un paio d'ore, 2-3 ore, riesco a rispondere sostanzialmente a tutti, magari dando consigli, dando soluzioni, cercando appunto di aiutare attivamente l'utente che richiede assistenza. Ok, ringrazio il Velug. Magari se c'è un po' di quindi vengo a trovare qualcosa.